Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente, dopo mille milioni di anni, faccio uno scopriamo le creazioni in resina, perché ho comprato la resina e anche quella bella gigante. Io uso questa della Resin Pro, che mi sono trovata sempre bene e continuo a trovarmi bene. E ho preso anche la liquidissima poi per fare dei cammei con più dettagli. Spero che non mi farà delle bolle, perché sto vedendo negli ultimi alcuni video di creative che hanno avuto problemi con questa resina. Io spero di no, e quindi non vedo l'ora di provarla subito e proviamo gli stampi che abbiamo fatto insieme, che abbiamo scoperto nell'altro video, e scopriamo anche gli stampi nuovi che ho comprato. Questo non l'avete ancora visto perché mi è arrivato dopo che ho fatto il video, ed è quello di Sailor Moon, che bene o male un po' tutti quanti qua su YouTube hanno. E scusate se sentite rumore, ma hanno deciso di lavorare stamattina, che è sabato, così vicino a casa mia, quindi vabbè, dettagli. Allora, vi avvicino un po'. Allora, iniziamo dagli scarti e iniziamo dalle roselline. Precisa. Rosellina, altra rosellina. Volevo fare una specie di dorato e mi è anche riuscito più o meno. Non vedo né buchi né imperfezioni. Poi abbiamo le due margheritine, anche queste precise, eccole qua. Poi passiamo allo stampo che abbiamo realizzato insieme del gelatino. L'ho fatto tutto marrone perché i dettagli sono impossibili da colorare praticamente, ed è questo qua, che carino. Ovviamente, come al solito, con gli acrilici il colore non si colora mai del tutto la resina, quindi rimane un pochino trasparente, però non mi dispiace. E poi penso che colorerò tutto il resto dei dettagli. Comunque questo stampo è uscito veramente veramente carino. Poi andiamo avanti con gli stampi che già avevo. Questi li utilizzavo per il fimo. Che bella! No ragazzi, è bellissima. Il moon cake con questa stellina, stupendo. E il pan di stelle, bellissimo, veramente bello. E poi, già che stiamo parlando di dolci, togliamo anche la cioccolatina precisa. Poi allora andiamo al joystick, che ho fatto così dorato perché mi andava di farlo dorato. Staccati. No ragazzi, non ci siamo. Cioè, perché i pigmenti se ne sono andati tutti giù, se si sono appiccicati allo stampo. Cioè, in realtà si tolgono, però boh, non lo so perché ha fatto questa cosa. Forse ho messo troppo giallo, il che implica che tutti quelli che ho fatto giallo sono usciti così. Cioè, mi sto colorando. Mi sa che ho messo troppo pigmento. Però diciamo che lo stampo è uscito bene, e le bolle che pensavo che ci fossero in realtà non sono uscite proprio, il che mi rincuora, perché vuol dire che lo stampo è uscito benissimo. Vabbè, continuiamo con il giallo e vediamo spilla di Sailor Moon. Oddio, ho paurissima per questi stampi. Non potete capire cosa ho fatto per colarli qua dentro, anziché cosa non ho fatto, perché praticamente è impossibile colare gli stampi qua dentro. Non so chi di voi ce li ha, ma veramente è un casino. Tra l'altro preferisco toglierli adesso, ce l'ho fatta, perché così posso mettere se in caso qualche gancetto, perché ancora la resina è morbidina. Bellissima. No ragazzi, guardate, perché qui col giallo non mi ha fatto quell'effetto? Non lo so. Comunque, se magari metto a fuoco, è stupenda, lucidissima. Guardate, bellissima. Quindi proseguiamo con questi stampini. E abbiamo la luna con luna. La luna con luna. Vabbè, a parte che si riempiono sempre di peli, vabbè, lasciamo stare. Stupendo. Che c'entri tu, rosso di cacca? Che c'entri, rosso? Da dove sei uscito fuori rosso, che non ho fatto proprio il rosso? Maledizione. Tra l'altro il giallo in questo caso non si è mischiato bene, cioè, anche perché non capisco, è sempre lo stesso giallo.
Ah, mo vi spiego, forse qua ci sono passato con lo stecchino e quindi sono riuscito a mescolare il colore nello stampo stesso, qua no. Però tutte queste bollicine in realtà non mi, che poi non sono bollicine, sono cune di colore, non mi dispiacciono perché sembra l'effetto appunto della luna stessa e anche di luna, è bellissima. E poi finiamo con questo stampo di Sailor Moon, che anche questo ho avuto serie difficoltà a realizzarlo perché è veramente, cioè, è impossibile. La difficoltà seria l'ho avuta con gli altri stampi che adesso vi mostro. Questa è Sailor Moon, stupendissima! Anche se queste in teoria non ci dovrebbero essere, almeno agli stampi che ho visto, alle altre creative, la luna, cioè è luna. Invece questo qui è tutto continuo. Fatemi sapere se voi ce l'avete, perché a me continua tutto lo stampo. Quindi adesso non lo so. Dovrei sistemarla in qualche modo, a parte che rifinirla. Comunque, molto carino, a parte un buchino che è uscito qui, vabbè, fa nulla. Continuiamo con gli stampi proprio assurdi, che sono questi, che per colarli vi giuro che ci ho messo veramente, non potete capire, mi sono tutta zozzata e ho dovuto mettermi i guanti perché era impossibile. Questi peggio di peggio perché, cioè, è impossibile colare la resina. Veramente, cioè, il buchino è troppo piccolo, dovevo aprire con lo stuzzicadenti e inserire la resina. Vediamo un po' che cosa ne è uscito, perché io ho paura soprattutto dei bordi che siano tipo venuti con dei buchi o non benissimo. Infatti, allora, questo è l'anello di dietro, quindi se questo è l'anello di dietro, io penso che questa parte posso anche tagliarla, così riesco a mettere meglio la resina, perché che me ne devo fare di questa parte di dietro che fa schifo. Comunque, il davanti è questo, molto carino. Il discorso è un altro, mi andrà? Anche no, figuratevi, ma le mie dita sono cicciotte, non mi va neanche qua. Quindi non lo so, penso che andrà a una bimba. Vabbè, io comunque le dita cicciotte, quindi può darsi che a qualcuno andrà. Comunque la forma è veramente carina. Già che facciamo gli altri anellini, quindi anche questi anellini non mi andranno benissimo, Ilaria, con le misure un geniaccio proprio. Ma c'erano solamente queste misure. Ecco, vedete cosa dicevo? Ecco qua, perfetto. Vedete? È uscito il buchino. Ah, questo mi va quasi. Mi ce la posso quasi fare. Vabbè, questo sempre qua. Ovviamente lo devo limare perché, però, diciamo che è carino. Allora, per fare questi e anche questi che adesso vediamo subito, ho utilizzato il pigmento sempre della Resin Pro. Quelli che hanno fatto adesso alluminio, c'è alluminio, c'è oro e c'è bronzo, e veramente ne basta una punta per realizzare l'argento, l'argentato. E adesso vediamo subito, perché volevo fare dei cammei appunto come se fossero di metallo. Quindi vediamo se abbiamo quell'effetto. Forse non l'ho mischiato neanche bene. Wow! Bellissimo! Tra l'altro, ragazzi, cioè, sono proprio tutti quanti i dettagli. Io ho comprato la liquidissima per fare tutti questi dettagli, ma in realtà sono venuti già con questa, quindi ok. Ecco, questo è già uscito peggio, infatti. Eccolo, allora, questo di qua è uscito male e di qua è uscito male perché credo che non abbia passato lo stuzzicadenti. Però non è che mi dispiace tanto, il problema è qua. E cercherò in qualche modo di risolvere questo problema. Però questo pigmento è veramente, veramente fantastico. Fantastico. Va bene. Veniamo infine agli ultimi due stampi che abbiamo realizzato insieme nello scorso video. Anzi, in due video fa. Allora, iniziamo da questo che già so che è un fail perché me ne è rimasta poca. Mi erano rimasti pochi colori e quindi ho aggiunto il trasparente e poi ho mischiato con lo stuzzicadenti qua dentro stesso. E quindi penso che sia un fail. Ma anche no! Guardate! Ah, ho messo anche i brillantini. È stupendo. Cioè, si è mischiato alla perfezione. Questo sfumato è bellissimo. Poi penso che lo sfumato adesso ci sia più qua, perché qua erano proprio i colori. Vi tiro tutte fuori le stelline perché sono uguali, spero. Eccole. Diciamo che non è proprio uscito lo sfumato che volevo. Forse, forse perché il blu era più scuro rispetto al rosa che era traslucido.
E quindi, boh, non lo so, in realtà la sfumatura è più bella di qua dietro che qua davanti, però sono carine lo stesso. Poi abbiamo il cavalluccio, non so mai come chiamarlo, il come si chiama? L'unicorno. Se magari si stacca, staccati, ti prego. Ok, bellissimo! È stupendo! Bello, 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 bello. Io l'effetto sfumato non l'avevo mai fatto la prima volta e quindi sono gasatissima. Scusate se sentite delle voci ogni tanto. Allora, questo è ancora più bello. Questa qua è la gomma della Resin Pro. Come vedete si è staccata subito rispetto a questa gomma. Quindi penso che questa gomma sia studiata apposta sulla resina loro. Quindi non ha problemi, penso, di usura. Spero. Questo fiocco è stupendo, meraviglioso, stupendevole. Ed è uscito anche meraviglioso. Speriamo che sia uscito anche questo più o meno uguale. Sì, ragazzi, non ci credo, è uscito identico. No, vabbè, bellissimo, è uscito proprio uguale. Anche se forse avrei dovuto fare il contrario, tipo di qua e poi questo che a specchio, tipo. Però mi piace lo stesso. Penso che ci farò due orecchini. E poi abbiamo la luce che non desiderare da una vita. Olè. Ah, mannaggia, sono usciti due buchini, due bolle. Vabbè. Anche queste sono stupende. Questa l'ho fatta a specchio. Bellissime. Quindi, ragazzi, queste sono le mie canzoni di oggi. Indubbiamente quelle che mi piacciono di più, oltre a quelle di Sailor Moon, perché sono di parte e perché mi piacciono, sono bellissime anche tutte quante queste con la sfumatura. Le altre stanno ancora in cantiere perché devo fare più strati, quindi devo aspettare un po'. E poi penso che ne farò qualcun'altra con gli sticker per il mercatino sempre. Spero di riuscire a farvele vedere presto e fatemi sapere sempre giù nei commenti quale che vi è piaciuta di più. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!